Giorgio Conte. Il Conte Storie nasce dal fatto che ho pubblicato, non mi ricordo più quando, ma sarà un paio d'anni, un volumetto di racconti e con allegato un disco. Nei miei spettacoli cerco sempre di fare un cappello ogni tanto a qualche canzone, perché così il pubblico entra con più facilità nell'atmosfera, nel racconto. Un po' sono pigro, un po' mi annoio a sentire gente che parla tanto, per cui sono piccoli monologhi legati alle canzoni che ne seguono, e alla fine viene fuori questo spettacolo a metà tra il musicale e il teatrale, diciamo. C'è molta ironia nei testi delle canzoni. Quanto è importante l'ironia nella vita? Ma credo che sia importantissima. Chi non ce l'ha soffre le pene dell'inferno. Chi invece riesce a non prendersi troppo sul serio, e quindi anche nei momenti difficili, li supera, ecco. Una parola su questi fantastici musicisti che l'accompagnano? Insomma, me li meriterò pure, no? Diciamo che io sono un po' un Don Chisciotte e ho tre Sancho Pancia questa volta che mi seguono, mi sostengono, colorano i momenti giusti. Direi che dal punto di vista musicale sono strepitosamente preparati. Mi sento, non dico a mio agio, più ancora, mi sento in poltrona con loro che mi girano intorno e che fanno quello che, se anche non lo abbiamo studiato, deve essere fatto. L'ultima domanda è il consiglio per gli artisti, ovvero cosa consigliare a dei giovani musicisti e anche dei giovani autori. Io credo di essere la persona meno indicata, perché ho cominciato a venire fuori dal guscio intorno ai 50 anni, per cui evidentemente prima non ho trovato la chiave, anche se avevo già scritto canzoni per altri, insomma potevo anche cominciare un po' prima, non me la sono mai sentita. Se parliamo di artisti, cantautori, gente che vuole esibirsi con il proprio repertorio di cantautore, ebbene io dico che oggi più che mai bisogna andare in giro, suonare, farsi vedere anche per pochi soldi, ma essere presenti e darsi da fare. Dal punto di vista discografico non credo che sia più un momento facile. Io, guarda, quando facevo l'autore andavo in giro col mio registratore, bussavo alle case discografiche, era un periodo d'oro, quello degli anni 60, diciamocelo chiaro, c'era una grande richiesta, Galleria del Corso era l'Eldorado della musica, c'era, ogni porta c'era un'edizione o un'etichetta discografica. Adesso c'è il nulla, ci sono solo più dei negozi al pian terreno. Quindi tutto è cambiato, oggi non saprei bene come muovermi. Io penso però che, se dovessi dare un consiglio, cercare un produttore, uno che abbia ancora qualche aggancio, e già darsi da fare, insistere, voler arrivare e poi scrivere delle belle canzoni, evidentemente. Grazie mille. A voi. Hanno suonato con me Alessio Graziani, Alberto Mannarino e Alberto Marone. La mongolfiera va, la mongolfiera va.